Allora, Gilda Re, un bacione grande a tutti, eh? Mm. Allora, devo fare oggi, faccio un bel sugo con le polpette e le sarcicce. Mamma mia! Va bene? Il sugo come mi piace a me. Allora, qui ci stanno 300 grammi di macinato di vitellone, eccolo qua. Ok. Qui ho messo mezzo spicchietto d'aglio e un po' di prezzemolo. Due belle ovette, ci mettiamo un bel po' di parmigiano. Allora fate a occhio, eh? Io faccio a occhio. Stavo a mettere a cucchiaini, poi ci ha ripensato, ma occhio, dai, dai. Va. Vabbè, dai, considerate 30 grammi, eh? Pepe all'infinito. No, chi vuole ce lo mette e chi vuole ce lo mette. Allora, adesso metto un po' di sale. E adesso qui due belle fette di pane, gli ho tolto la buccetta intorno e l'ho messa a bagno con latte, va bene? Va bene. Ecco fatto. Ecco. Voilà. E adesso tocca girare un pochetto. Una mischiatina. E certo. Allora adesso metto due cucchiai di pan grattato. Perché se è troppo morbido, allora fate pure voi così. Ecco fatto, adesso c'ho la consistenza giusta. Se comincia a fare la polpetta! E faccio così oggi, eh? Eccole qua, polpette pronte e adesso le mettiamo a friggere. Eccole qua, eh? Olio extra. Allora qui ho messo due bei scaloni, adesso io ci metto un po' d'olio, ecco qua, e poi ci metto le salsicce e metto qua sopra, guardate, e adesso vado a mettere tutto sul gas e le faccio arrosolare, va bene? Va bene, namo? Vado, eh? E nel frattempo giro le polpette, eh? Allora, ecco qua, una mezza cottura gliel'ho fatta da, una girata di qua e una di là. Alle polpette. Adesso io le levo e dopo quando le mettiamo dentro, va bene? Allora, adesso che hanno rosolato ci mettiamo un bel bicchiere di vino, fammo imbriacare, Mamma mia. Adesso che ho fatto sfumare, metto una passata, eccola qua, e poi metto una polpa di pomodoro, eccola qua, un po' di pepe, andiamo con il pepe, eccolo qua, la giratina e copro. Allora, sono passati 10 minuti, adesso metto dentro le polpettine, adesso ci appoggio il coperchio sopra e li faccio cuocere piano piano, eh. Allora, adesso è passato un quarto d'ora e metto un po' di sale. Cominciamo a fare fettuccine. Allora, qui ho messo 150 g di farina rimacinata di grano duro e 150 di 00. Allora, qui io ho messo 4 uova perché erano piccole, altrimenti ne dovete mettere 3, va bene? Ogni 100 grammi di farina va un uovo, però erano piccoli e io ne ho messi 4. E poi metto 2 cucchiai di olio di semi, ecco qua, questo è tutto quello che metto, va bene? Va bene. E adesso, ecco fatto. Eccola qua, pronta. E via. Ecco fatto, guardate che bello. Guardate, regà. E stiamo a vedere, ecco. Già me immagino pronte. Allora, io ci ho aggiunto un altro 50 grammi di farina di semola di grano duro, ok? Aspetta un po', leva, tira, scansa. Guardate che ha fatto un cuore con la farina, non ci posso credere. Dopo lo faccio vedere, Gilda, ecco, non ci posso credere. Guarda che roba. Un pezzo. No, vabbè. Però non ho messo un pezzo. Fa niente, un pezzo, però mi eccolo. Manca. È un po' sbiadito un pezzo, no, vabbè. Mitica! Questo per dire, vedi, che cucini con il cuore, certo. Gildarella nostra. Sto cuore mio fa tu 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 ta 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 ta.
Due sfoglie sono venute. Eccole qua, guardate. Due sfoglie che belle, così, raga. Guardate, ecco fatto. Adesso tagliamo. Tagliamo. Va bene? Allora, piegamo per benino. Guardate, voilà e voilà. Adesso mettiamo un po' di semola. Ecco qua. Allora, vai. Fettuccine. Andiamo a vedere, va. Io le taglio strette perché mi piacciono pesanti e strette i fettuccini. Occhi chiusi, raga. Guarda là. Che taffetti, taffetti in dito. Wow. Oramai c'ha la misura. Il coltello va da solo. Qua. Basta che gli dice taglia e quello vai. Su. Guardate che belle, che raga, sono. Un po' belle, che queste sono belle doppie. Ecco. A noi ci piacciono poi belle carnose, così, capito? Infatti. Allora, l'acqua bolle e calo le fettuccine. Allora, nell'acqua io ci ho messo sale e ci ho messo un goccettino di olio, di girasole sempre, così non si attaccano. Adesso il sughetto è bello pronto. Guardate che bello! È una bontà. Adesso ci mettiamo un po' di parmigiano. Eccole qua, eh. Sì, raga, mamma mia, guardate che fettuccine. Che spettacolo. Ecco, mettiamo un altro po' di sugo. Sì. Che il sugo ci vuole. Che bodica fa, ragazzi. Che bodica fa. Sì. Ecco fatto. Mettiamo un altro po' di parmigiano. Ecco, belle amalgamate, belle succose, e adesso noi ce l'andiamo a mangiare. Questo come faceva mia madre, metteva tutto a tavola, ci faceva il piatto e vai. Ma come si fa, resiste, ditemi. E senti un po' che te mangi. Mamma mia, che te mangi qua, tiè? Lo devo dire che te mangi? che l'è partita, vai! Com'è Girdare? Buona, de più. Tu belle tagliatelle, eccole qua. E vai! Bene, amori? Ecco, con questa ci ho mangiato un giro. Ecco fatto, va bene? Meglio allora, che così, Girdare. Amori miei, adesso tanti baci belli, sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda. Vi amo tutti, lo sapete, e piatto ricco? Micificco.